Sono Dana Heath di Danger Force. Benvenuti all'Orange Carpet. Oh, aspettate solo un attimo. 3, 2, 1. Ciao. Ciao. Io sono Terrence Little Garden Eye, sempre da Danger Force. Scusate, mi si era rotto un laccio qualche chilometro fa. Dunque, oggi siamo in due qui perché due è meglio di uno. E vi parleremo di come si fa un sequel, una parte 2. Hai ragione. Che cos'è che rende un film degno di avere un seguito? Deve essere difficile replicare senza ripetersi. Esattamente. Secondo me ci vuole un'evoluzione dei personaggi e una storia nuova e avvincente che invogli a tornare in quel mondo. A proposito, sta per uscire il sequel di Sonic il film, in cui Sonic e il dottor Robotnik si affrontano in una nuova avventura. Perciò sentiremo dagli stessi creatori del film come si crea un sequel di successo. Sono pronta! Vieni con me! Vengo con te! Chiediamo a Neil Moritz, il produttore del film, cosa non può mancare in un sequel. Non si può semplicemente imitare il primo film. Quindi bisogna usare alcuni ingredienti del primo film come punti di riferimento per il pubblico. E non si cambia direzione completamente, ma bisogna aggiungere delle novità. Concordo al 100%. Se vai a vedere il sequel, probabilmente ti è piaciuto il primo film. Però può anche piacerti il sequel senza aver visto il primo. In ogni caso è l'elemento di novità e di freschezza che attira al cinema quelli come me. Sì, di sicuro. Un sequel deve essere divertente, deve far emozionare, deve essere veloce, deve anche avere azione e avventura. Ma bisogna inserire nuovi personaggi o scenari diversi e concepire scene più spettacolari, restando però sempre fedeli ai personaggi. Ma non fa una piega! Già! In questo sequel hanno inserito Tails e Knuckles. Tails era già apparso nel primo film. È un'astuta volpe volante con due code. E Knuckles è un guerriero di un altro pianeta che si allea con il dottor Robotnik. L'aggiunta di nuovi personaggi è l'ingrediente segreto di un sequel. Ma adoro i segreti! Allora sentiamo quale ci svelerà Jeff Powell, il regista del film. Tails è come un fratello minore. Ha tanti gadget meravigliosi e divertenti. Invece Knuckles è tutto disciplina. Fa il suo esordio nel film e nella loro prima scena insieme si capisce che Sonic avrà bisogno di crescere un po' come eroe. È importante avere nuovi personaggi per aiutare i vecchi a svilupparsi e a testarli perché diventino versioni migliori di se stessi. Wow, fare un sequel richiede tanto lavoro, ma sembra anche divertente. Sai cos'altro è divertente? Fare questo orange carpet. No, hai ragione. Due è davvero meglio di uno. E ora ecco un'anteprima di Sonic il film 2. Non avrai mai il mio potere. Sonic, ti presento Knuckles. Ti sembro uno che ha bisogno del tuo potere.